Ripreso al Senato l'iter della riforma di Palazzo Madama, il Presidente Grasso stoppa i 72 milioni di emendamenti presentati dal leghista Calderoli, quelli che ancora restavano, sono un numero abnorme, irricevibili e bloccano i lavori dell'Aula, ha detto Grasso, scatenando le dure proteste non solo del Carroccio ma di tutte le opposizioni. Sul taglio delle tasse sulla prima casa interviene anche Banca Italia. I consumi delle famiglie potrebbero beneficiarne, ma l'effetto potrà esserci solo se la misura sarà percepita come permanente. Quanto al caso Volkswagen, difficili da valutare le ripercussioni economiche nel nostro paese. Il governo intanto ha bloccato il possibile aumento delle accise sui carburanti dal 1 ottobre. A New York, lungo faccia a faccia tra Barack Obama e Vladimir Putin sulla crisi siriana e l'ipotesi di raid congiunti in funzione anti-ISIS. Siamo disponibili, ma solo con un mandato dell'ONU, fa sapere il presidente russo Putin. Le divergenze tra i due paesi restano soprattutto sul futuro del presidente Assad. Per Mosca deve restare al suo posto. Secondo Washington è un tiranno che deve lasciare. Il giorno dopo l'uccisione a Dacca del cooperante italiano Cesare Tavella restano gli interrogativi sull'autenticità della rivendicazione fatta dall'ISIS. Non abbiamo prove concrete di un loro collegamento con l'agguato, dichiarano le autorità del Bangladesh, ma il paese finisce nella lista nera dell'antiterrorismo degli Stati Uniti. Nel canale di Sicilia è ripreso massiccio il flusso di arrivi dei barconi. Nelle ultime 48 ore tratti in salvo almeno 2.000 profughi, tra cui molte donne e bambini, mentre resta l'emergenza migranti lungo la rotta balcanica. Dunque una buona giornata dal telegiornale della 7. In primo piano torna come previsto la battaglia sulla riforma costituzionale, quella del Senato, lo sapete, proprio nel momento in cui l'esecutivo le prese anche con un botta e risposta con l'Europa piuttosto duro sulla ricetta su cui il governo insiste, cioè taglio dell'IMU sulla prima casa e non tasse sul lavoro, ci sono da portare agli occhi di Bruxelles proprio le riforme, a cominciare da quella del Senato. Alla vigilia della ripresa in aula c'era un parere molto atteso e oltretutto inappellabile, quello del Presidente del Senato Grasso, che è arrivato e ha subito scatenato, si parla della battaglia degli emendamenti, l'ira delle opposizioni. Cominciamo da qui. Io ho parlato dell'abnormità del numero di emendamenti. Abnormità sono 85 milioni. Il Movimento 5 Stelle ragionevolmente ha presentato 117 emendamenti, quindi tra 117 e 85 milioni c'è quel range di abnormità che produce quindi questo è il problema. L'eccezionalità della presentazione non può consentire di bloccare un Parlamento. Questa è la motivazione. Con queste parole il Presidente del Senato Grasso ha di fatto dichiarato che i 72 milioni di emendamenti presentati dal leghista Calderoli alla riforma del Senato, frutto di un algoritmo, sono irricevibili, scatenando l'immediata reazione in aula delle opposizioni. Protestano i leghisti, il senatore 5 Stelle Vito Crimi si dichiara allarmato per la decisione di Grasso, che creerebbe un pericoloso precedente anche per altre leggi. Di precedente allarmante parla anche il capogruppo di Forza Italia Romani. Parte così la lunga maratona parlamentare che dovrà chiudersi con il voto finale dell'Aula di Palazzo Madama il 13 ottobre. Uno stop che Grasso spiega implica dunque l'impossibilità di valutare nel merito i singoli emendamenti proprio per il numero abnorme che potrebbe creare un precedente bloccando i lavori parlamentari per un tempo incalcolabile. Una motivazione che trova il consenso del capogruppo PD Zanda. Gli emendamenti di Calderoli erano un vero attentato alla vita e al funzionamento del Senato. Una decisione inappellabile, quella di Grasso, che dunque considera ammissibili solo gli emendamenti già presentati in Commissione Affari Costituzionali e ripresentati in Assemblea, al netto di quelli ritirati, che sono comunque oltre 500.000, la stragrande maggioranza dei quali sempre a firma Calderoli. A di Galleria ho stretto fronte politico, dunque esecutivo impegnato sul DDL costituzionale. C'è un'altra questione che impegna in particolare
il Ministero della Farnesina l'uccisione di quel cooperante nostro connazionale in Bangladesh, in un momento in cui le scelte in fatto di conflitto in Siria si devono fare a livello di comunità europea ma anche a livello internazionale. Si entra nel quinto anno di conflitto, sono scelte difficili e dolorose ma da fare sull'asse improbabile Putin-Obama, ben difficile da immaginare negli ultimi 2 anni in cui non si erano neanche visti, un'ora e mezzo di faccia a faccia ieri, differenze strategiche soprattutto quando si va a parlare del ruolo di Assad, ma il ghiaccio è rotto. Le mani che si stringono, il messaggio che questa immagine dà al mondo. Dopo 2 anni di gelo, Stati Uniti e Russia tornano a parlarsi faccia a faccia, forse a collaborare. Un colloquio molto costruttivo, concreto e sorprendentemente franco, ha detto poi Vladimir Putin. 95 minuti in cui i temi centrali sono stati la lotta contro l'ISIS e il destino di Bashar Assad. Il presidente russo, che da 10 anni non si faceva vedere al Palazzo di Vetro, è stato decisamente il protagonista di questa Assemblea Generale dell'ONU. Un discorso, il suo, studiato per colpire l'audience internazionale, ma anche per proiettare sulla scena russa la figura di un leader che ha riportato il suo paese al centro delle infinite trame del Medio Oriente. La Russia è disposta a partecipare alla campagna aerea contro l'ISIS, ma solo con un mandato delle Nazioni Unite, in linea col diritto internazionale, ha detto Putin, che ha aggiunto: i raid fatti finora, quelli americani come quelli francesi, sono illegali, perché questa autorizzazione non ce l'hanno. Né Obama né Hollande sono cittadini siriani e non possono decidere del futuro del paese. Per combattere l'ISIS ci vuole una grande coalizione internazionale come quella che fu creata contro il nazismo. Ma è proprio sul destino di Assad che Washington e Mosca non sono ancora riuscite a trovare un accordo. È chiaro che l'Occidente da qualche tempo ha già cambiato idea sulla necessità di allontanare Assad prima e non durante un eventuale processo di pacificazione in Siria. Difficile per Barack Obama ammetterlo in pubblico. Anche ieri nel discorso all'Assemblea Generale ha detto che dopo i massacri non si può certo tornare allo status quo. Ma il vero nemico adesso, più che il traballante dittatore di Damasco, sono i tagliagole del califfato. E per combatterli l'aiuto di Mosca non può certo essere disprezzato, purché, come ha sottolineato Obama, la lotta di Putin contro l'ISIS non si trasformi in un vantaggio per il Rais. Così intanto è stato deciso che le forze statunitensi e quelle russe si scambieranno informazioni per evitare insomma di pestarsi i piedi in Siria e magari di scatenare pericolosi incidenti di percorso. Sui dettagli però di questa fino a pochi mesi fa improbabile alleanza tra il Cremlino e la Casa Bianca si dovrà dunque lavorare ancora un bel po', ma intanto tra Putin e Obama è cominciato il disgelo. Un disgelo necessario, figlio del pragmatismo di una situazione che vede l'avanzata dell'ISIS toccare, come è evidente anche per il nostro paese da ieri, paesi magari sottovalutati in queste ore. Parliamo del Bangladesh, di quell'uccisione del nostro cooperante su cui pure si indaga, per ora l'ufficialità è relativa da parte della Farnesina alla sua uccisione, ma il Ministero degli Interni del Bangladesh fa sapere che non vede per ora legami con quella rivendicazione pure durissima da parte degli jihadisti. L'omicidio è avvenuto nella strada 90. La vittima, conferma il ministro dell'interno Asadu Zaman, è un cittadino italiano che lavorava per un'organizzazione non governativa olandese. Stava facendo jogging quando 2 persone gli hanno sparato alla schiena. Ferito gravemente è stato trasportato in ospedale, dove è poi deceduto. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'agguato, costato la vita a Cesare Tavella. 2 uomini, forse 3, a bordo di una moto, avrebbero avvicinato il cooperante ieri sera, uccidendolo a sangue freddo. 3 colpi, secondo alcuni testimoni, sparati da una pistola con il silenziatore, utilizzata per non attirare l'attenzione. Una vera e propria esecuzione avvenuta a Dhaka, capitale del Bangladesh, nella zona della città dove hanno sede alcune ambasciate. Dietro l'omicidio ci sarebbe la mano dell'ISIS, che sul sito site, usato spesso dai jihadisti, ne ha rivendicato l'uccisione, motivandone anche le ragioni. In un'operazione speciale dei soldati del califfato in Bangladesh, scrivono, una pattuglia ha preso di mira lo spregevole crociato Cesare Tavella dopo averlo seguito in una strada di Dhaka, dove gli è stato sparato a morte con armi silenziate. Ai membri della coalizione crociata, diciamo, non sarete sicuri nelle terre dei musulmani, è solo la prima goccia di pioggia. Una vera e propria minaccia lanciata dai seguaci del califfato in nome della guerra santa contro l'Occidente, che se confermata segnerebbe il primo attacco dell'ISIS in Bangladesh contro un occidentale, membro di quella coalizione crociata a cui fanno riferimento nel comunicato. Lo scenario nel quale è stato ucciso Tavella si inquadrerebbe nella lotta per la supremazia tra Al-Qaeda e l'ISIS. Un anno fa Al-Zawahiri, considerato l'erede di Bin Laden, aveva annunciato la nascita del nuovo ramo di Al-Qaeda nel subcontinente indiano, al fine di unire le formazioni del Bangladesh, della Birmania, del Kashmir e dell'Assam, e con l'obiettivo di contrastare l'espansione dell'ISIS in Medio Oriente.
Le autorità di Dhaka negli ultimi mesi hanno dovuto contrastare una rapida ascesa di gruppi terroristici responsabili dell'uccisione di alcuni blogger critici con l'integralismo islamico. Ma ancora oggi il governo locale continua a negare la presenza sul proprio territorio dello Stato islamico. I nostri servizi segreti invece confermano che nel paese c'è una considerevole presenza islamista e che le modalità dell'uccisione sembrano indicare che l'obiettivo fosse proprio Tavella. Dunque, dicevamo, restano margini di ambiguità, ma se confermata la rivendicazione dell'ISIS, Tavella sarebbe la prima vittima ufficialmente rivendicata dallo Stato jihadista. Difficile dunque ricostruire quanto è accaduto per ora, più facile conoscere un po' più da vicino questo cooperante che aveva davvero fatto il giro del mondo per scelta. Cesare Tavella aveva due grandi passioni che riusciva a far convivere, coltivare la terra e viaggiare per il mondo. Era nato 51 anni fa a Milano e da 15 anni aveva coronato il suo sogno. Aveva lasciato la grande città per ritirarsi con la moglie e la figlia in un podere di campagna sulle colline del Ravennate. Da chirurgo veterinario si era dedicato alla coltivazione della terra e alla cura degli animali. Dopo la separazione con la moglie, Cesare aveva ripreso a viaggiare per insegnare agli altri l'amore per la terra. Era andato in Bangladesh per conto di una ONG olandese, la ICO Cooperation, come program manager di un progetto su larga scala che si occupa di sicurezza alimentare e sviluppo economico delle comunità rurali. A Dhaka era capo di un team di 5 persone. Sul suo sito l'ONG scrive: siamo scioccati per quanto è accaduto, era un gran lavoratore, un professionista determinato nell'aiutare la popolazione del Bengala, era ben voluto da tutti. Cesare Tavella amava soprattutto conoscere persone in giro per il mondo. Tra le sue passioni lo yoga, lo sport, ma anche la buona tavola e il buon vino. Era iscritto in un sito internazionale per lo scambio di ospitalità, il Couchsurfing. Nel suo profilo, tra le cose importanti della sua vita, dice: avere una figlia e fare del mio meglio per farla crescere come una persona completa, profonda, seria, con principi e senso del rispetto. Di sé scrive: vorrei conoscere me stesso, la mia missione nella vita, ma non è facile. Ha vissuto in una quindicina di paesi, in Asia e in Africa, parlava inglese, francese, un pochino di spagnolo. Voglio vivere pienamente la vita, diceva. Lo hanno ucciso mentre correva, un'altra sua passione, nel quartiere diplomatico, un posto che credeva sicuro. Dicevamo in apertura della battaglia a distanza con la Commissione europea, la ricetta dell'esecutivo che prevede, l'ha ribadito Renzi, il taglio dell'IMU sulla prima casa. Su queste scelte governative è intervenuto anche Banca Italia con prudenza ma invocando continuità. Tagliare le tasse sulla casa serve a rilanciare i consumi delle famiglie, ma per un effetto positivo ci vuole una misura permanente. È il messaggio che la Banca d'Italia lancia al governo nell'audizione per le osservazioni sul documento di economia e finanza. E oggi il vice direttore Signorini l'ha ricordato. Questo sarebbe il quinto intervento reiterato di volta in volta negli ultimi 7 anni. Come sempre Banca Italia è prudente in fatto di riduzione delle entrate e taglia le imposte nel bilancio statale e nel quadro economico generale dell'Eurozona. Signorini mette in guardia: attenzione alle incertezze legate allo scandalo Volkswagen. Le ripercussioni possibili sul settore auto e sui consumi sono ancora tutte da valutare. Con i nostri numeri, insomma, un aumento del prodotto lordo l'anno prossimo dipende certamente dall'andamento della congiuntura internazionale, vedi i problemi della Cina col suo PIL e la svalutazione. Ieri alle osservazioni di Bruxelles, meglio tagliare il carico fiscale sul lavoro che quello sulla casa, Renzi aveva risposto secco: l'Europa ha tante cose a cui pensare. Sulle tasse di casa nostra decidiamo da soli. Ma anche la Banca d'Italia oggi, seppure cautamente, fa osservare che tra gli interventi per sostenere la crescita, quelli sui fattori di produzione hanno sempre un impatto maggiore, più diretto e trasparente, ma finora, stando alle note di aggiornamento al DEF, di ridurre la pressione fiscale sul lavoro se ne parlerà solo dal 2017. Dubbi su una revisione della spesa più graduale prevista dal governo li avanza invece l'Ufficio parlamentare di bilancio. Mancano i dettagli che arriveranno con la legge di stabilità, ma il rischio è un peggioramento permanente dei saldi. E praticamente in contemporanea, mentre andavano avanti le audizioni sul DEF, il Consiglio dei Ministri presieduto da Padoan, Renzi in America, stamani ha approvato 2 decreti legge. Il primo per prorogare fino a dicembre l'adesione al rientro volontario dei capitali detenuti all'estero al riparo dal fisco e l'altro che stoppa l'aumento delle accise sui carburanti dal 1 ottobre. Un provvedimento che sarebbe scattato come clausola di salvaguardia per il mancato incasso dei 728 milioni dell'estensione alla grande distribuzione dell'inversione del versamento IVA, misura bocciata da Bruxelles. In pratica, in questo modo, i soldi del rientro dei capitali dovrebbero servire ad evitare l'aumento della benzina.
Naturalmente un'economia, quella dell'Unione Europea, già sotto stress, che deve in qualche modo arginare i possibili effetti dello scandalo Volkswagen, alcuni già quotati in qualche modo, altri tutti da scrivere, a cominciare da quella pioggia di class action che arrivano da oltreoceano ma anche dall'Europa. Sono soprattutto i consumatori che vanno tranquillizzati e in qualche modo devono essere fornite a loro le soluzioni. Intanto la Volkswagen comincia con le scuse. Hi, my name is Michael Horn and I'm president and CEO of Volkswagen Group of America. Le scuse pubbliche incondizionate ai consumatori americani tocca darle a Michael Horn, il numero uno di Volkswagen negli Stati Uniti, laddove la truffa dei gas di scarico è stata scoperta. Quello che è successo, dice, non rispecchia i valori dell'azienda. Stiamo cooperando con le autorità americane e siamo a disposizione dei clienti che hanno comprato le auto sotto accusa. Your vehicles remain safe and legal to drive. Vi assicuriamo che i veicoli rimangono sicuri e legali da guidare, dice. Sicuri sì, ma legali, almeno in Europa, bisogna vedere ancora per quanto. Le autorità tedesche hanno dato infatti a Volkswagen un ultimatum. Se entro il 7 ottobre non sistemate i gas di scarico delle auto interessate, toglieremo loro il libretto di circolazione. Ieri il nuovo numero uno della casa di Wolfsburg, Matthias Müller, ha convocato al quartier generale 1000 top manager della compagnia. A loro ha esposto il piano per mettere in regola le 11 milioni di auto diesel col software truccato. Volkswagen, Audi, Seat e Skoda. Piano che verrà sottoposto alle autorità regolatorie nazionali. I clienti, ha detto, verranno contattati nei prossimi giorni, mentre oggi pomeriggio il presidente del Consiglio Autopasseggeri di Volkswagen incontrerà a Bruxelles il commissario europeo ai trasporti. Da buon tedesco, Müller ha evitato ogni accelerazione che potrebbe essere pericolosa per l'azienda. Faremo un passo per volta e torneremo indietro per verificare quello che abbiamo fatto. Müller vuole anche ridisegnare la struttura organizzativa del colosso automobilistico, in modo che in futuro i marchi Volkswagen, Audi, Seat, Skoda e Porsche possano agire in modo indipendente. Ne va del buon nome dell'industria tedesca, ne va del Made in Germany che mai, come in questi giorni, sembra messo in discussione, soprattutto al di là dell'oceano. La National Highway Safety Administration, l'autorità statunitense che si occupa della sicurezza sulle autostrade, ha fatto sapere di aver aperto un'indagine su Mini, gruppo BMW, per i ritardi nel risolvere i problemi delle auto che non hanno superato i cosiddetti crash test. Si tratta di 30.000 Mini Cooper in tre versioni dal 2014 al 2015. L'autorità americana imputa a BMW di non aver fatto una campagna di richiamo, come suggerito. Un portavoce della sede americana della Mini ha detto che BMW risponderà all'autorità in modo appropriato. Dicevamo delle opposizioni che incalzano l'esecutivo sul fronte quello caldissimo di oggi del cammino del DDL costituzionale in aula, ma c'è un altro aspetto legato alle ricette dell'esecutivo, il taglio dell'IMU sulla prima casa e non il taglio delle tasse sul lavoro come indicato dalla Commissione europea, una scelta che le opposizioni contestano, di nuovo stretta intorno a un Silvio Berlusconi oggi in giornata di festa. 29 settembre, 79 candeline per Berlusconi. Sarà pure un leader ottuagenario, come lo definiscono i verdiniani fuoriusciti da Forza Italia, ma appena parla Berlusconi la scena nel centrodestra è sua, come è stato dopo solo un paio di uscite nel fine settimana, a pesare la sentenza della Corte di Strasburgo sull'incandidabilità attesa per ottobre. Slitterà probabilmente al 2016, un peso per Berlusconi convinto che Renzi voglia andare a votare nel 2017, il tempo in calza. Renzi taglia le tasse sulla prima casa, aumenterà tutte le altre, salirà la pressione fiscale complessiva, partita di giro, anzi di raggiro, scrive su Twitter Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia a Montecitorio, sicuro che Renzi non abbia la copertura economica e politica per tagliare le tasse sulla prima casa. E ieri, prosegue Brunetta, lo ha avvertito anche l'Unione Europea, Renzi farà come con gli 80 euro, rincara. Ha dato bonus a 10 milioni di lavoratori, ha aumentato la pressione fiscale per tutti, compresi 10 milioni, un imbroglione. Per Maria Stella Gelmini, Berlusconi è assolutamente consapevole dei suoi anni ed è il primo che si vuole fare carico di un ricambio generazionale. Tentare di archiviare Berlusconi non è una scelta vincente. Le mosse di Mario Monti e di NCD lo dimostrano. Il percorso da fare è un altro, è sicura la Gelmini. Che sulla Lega dice, tra i partiti del centrodestra ci deve essere una sana competizione, soprattutto sui contenuti, ma nessun contrasto. Questo non è il momento delle primarie e della scelta
del leader ma dell'unità. A parlare anche la neo rientrata in Forza Italia Nunzia De Girolamo. Sono assolutamente sicura, Berlusconi è la testa dei moderati, lo spazio per quell'idea di Renzi e Verdini andrà sempre più restringendosi, afferma sul Corriere della Sera. Berlusconi troverà la quadra con Salvini, a cominciare da Milano. E poi c'è la lunghissima estate del sindaco di Roma Marino. Non era lunga la lista di chi non l'aveva tirato in ballo in un'estate di polemiche. Non ci si aspettava che a farlo sarebbe stato anche direttamente il pontefice, un intervento forse irrituale da qualcuno giudicato tale che ancora fa discutere. Sono stufo di queste polemiche che vengono create ad arte per danneggiare l'immagine di Roma. Parlava così ieri sera Marino, dopo che già il Campidoglio era intervenuto in suo sostegno. Nessuno aveva mai parlato di invito. Il sindaco è stato tirato in ballo su una domanda posta per creare polemica. Il fatto è che la polemica stavolta sembra averla voluta creare proprio colui al quale la domanda era rivolta. Uno che con le battute ad persona ma non ha mai avuto alcuna dimestichezza. Papa Francesco, il quale non si è accontentato di rispondere che no, che Marino non era stato invitato né da lui né dagli americani, ma è voluto andare addirittura oltre, a favore di telecamere. Lui è venuto, lui si professa cattolico, è venuto spontaneamente. Era così, primo. Ma è chiaro, eh? Ed ecco che, stampa o non stampa, il caso, l'ennesimo intorno a Roma, è servito, con tanti presunti o verosimili perché fioriti intorno alla sovrabbondante precisazione fornita da un pontefice che pure ci ha abituato ad un linguaggio tutt'altro che formale, intorno alle assenze del sindaco, sui matrimoni omosessuali da lui celebrati, su un giubileo che si avvicina minacciosamente per gli organizzatori, su un'amministrazione ibrida come quella romana, scossa da inchieste e scandali e tenuta in piedi da un partito, il PD, che Marino non lo ama, ma in compenso lo puntella, come dimostrato anche ieri da Orfini, infatti, che parla di esagerazioni, no, non del Papa, ma della stampa, visto che anche Marino aveva detto di non essere stato invitato. Hanno ragione tutti e due, concludeva il commissario del PD. Ma ovviamente non tutti la pensano nello stesso modo e vista l'incommensurabilità dello status dei due protagonisti era prevedibile chi dovesse far da bersaglio privilegiato. Così ecco tra gli altri Calderoli parlare di figuraccia colossale, la Meloni di imbucato speciale, cui si aggiungono stamattina i 5 Stelle, romani in missione trasparenza. Troppi viaggi, dicono, e chiarimenti su chi ha pagato per questa missione. Più prevedibili interventi a raffica del pontefice sull'emergenza migranti in Europa con numeri impressionanti. Quelli ufficiali dell'ONU forniti stamattina ci dicono che 515.000 profughi hanno attraversato il Mediterraneo solo dall'inizio dell'anno. Metà sono siriani, sbarchi nelle ultime ore ancora presenti sulle nostre coste. Gli arrivi sono ripresi, massicci. Stamattina al porto di Messina un doppio sbarco di 236 migranti, una cinquantina quelli soccorsi da un pattugliatore della Guardia di Finanza che li ha recuperati su un barcone vicino alle coste egiziane. Tra loro la polizia ha individuato anche 5 presunti scafisti. Gli altri immigrati sono arrivati a bordo di una nave croata, tante le donne anche incinte e di minori. Quasi tutti provengono dall'Africa subsahariana. Oltre 200 persone tutte insieme sulla banchina di un porto è comunque soltanto una minima parte delle oltre 1000 salvate ieri. Questi sono gli ultimi di una giornata difficile. Un centinaio di migranti stipati in un gommone in balia delle onde soccorsi dalla Marina Militare. Questa è stata una delle 11 operazioni di salvataggio coordinate dalla Guardia Costiera. Decine e decine le richieste d'aiuto arrivate alla centrale operativa che poi smistava gli SOS e mezzi militari e non operativi al largo delle coste siciliane. Oltre alle navi della Marina e alle motovedette della Guardia Costiera, anche una nave di Medici Senza Frontiere che ha soccorso 3 gommoni con a bordo più di 300 migranti. Gli arrivi sono stati divisi tra il porto di Lampedusa e quello di Pozzallo. Secondo l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati, quest'anno oltre 500.000 di rifugiati ha attraversato il Mediterraneo per venire in Europa. Quasi 3.000 di loro però non ce l'hanno fatta, sono morti durante il viaggio. Un itinerario verso la salvezza che non è più solo quello del Mare Nostrum. Da mesi la via dei Balcani è percorsa da migliaia di uomini, donne e bambini in fuga che cercano di aggirare come possono il muro ungherese.
Abbiamo conosciuto anche in questa lunga estate tutte le difficoltà e le polemiche politiche legate all'accoglienza, alla distribuzione dei migranti, ma poi chi ce la fa, chi trova una vita e anche un lavoro diventa una risorsa anche per cosa lascia, tanto da far parlare il numero uno dell'INPS di un regalo da parte dei migranti. Sentite. Gli immigrati sono una ricchezza per il nostro paese, una frase sentita dire molte volte che oggi l'INPS traduce in numeri. Dal primo rapporto sulle prestazioni erogate all'estero agli italiani ma anche agli stranieri, presentato oggi dall'Istituto di Previdenza e voluto dal nuovo presidente Tito Boeri, emergono dati interessanti e anche paradossi. Innanzitutto sono 200.000 gli stranieri nati prima del 1949 che hanno versato regolarmente contributi ma che non hanno mai preso la pensione. Il punto che spesso non si ricorda infatti che i contributi versati dagli immigrati spesso non tornano loro indietro per mancanza di accordi tra i loro stati e l'Italia. Dice l'INPS, circa il 21% di questi contribuenti stranieri non percepirà la pensione, lasciando così a disposizione dell'ente 15 miliardi di euro circa, un flusso di denaro destinato ad aumentare di circa 375 milioni di euro ogni anno. In prospettiva, contando l'invecchiamento, nei decenni a venire i contributi che potrebbero arrivare nelle casse dell'INPS dagli immigrati valgono oltre 56 miliardi di euro, una somma considerevole. Nelle casse dell'INPS, dunque, ci sarebbe un tesoretto di quasi 13 miliardi di euro accumulati grazie ai contributi versati dagli immigrati nel corso degli anni e non riscossi come pensione. Che farne di questi soldi? La proposta che il presidente dell'INPS, Tito Boeri, ha lanciato al governo e al Parlamento è quella di investire queste risorse per l'integrazione degli immigrati e utilizzarli per combattere la piaga del lavoro nero, il caporalato e lo sfruttamento che proprio tra questi lavoratori fa più vittime. Il paradosso invece riguarda le pensioni pagate agli italiani che risiedono all'estero. L'INPS eroga circa 400.000 trattamenti all'anno con un importo totale di oltre 1 miliardo di euro. Ora, come ha sottolineato Boeri, fuori dall'Europa l'INPS paga a questi cittadini la pensione lorda non solo nella parte contributiva ma anche assistenziale. In pratica, ad un italiano che vive in Australia, l'Italia paga anche il sistema assistenziale, sgravando così quello Stato, cioè l'Australia, da quest'onere. Allora ecco l'altra proposta lanciata stamani dal numero uno dell'INPS: perché non smettiamo di pagare queste prestazioni e destiniamo queste risorse alla creazione di reddito minimo garantito a chi lavora e paga le tasse nel nostro paese? Con questo ci fermiamo, ma solo per la pubblicità torniamo tra poco con gli aggiornamenti. Dunque di nuovo insieme col telegiornale della 7, come sempre tutti gli aggiornamenti sul nostro sito, l'ultimo ve lo do io per riassumere quella che è la situazione di grande tensione al Senato sulla riforma costituzionale. Dicevamo il parere di Grasso, la reazione delle opposizioni, in particolare di Calderoli, che ha detto in aula da oggi si usano le regole del Marchese del Grillo, ha parlato di deriva autoritaria rivolgendosi direttamente a Grasso, ha detto ricordate i tribunali speciali. Va aggiunto che in questo momento, proprio per bocca di Grasso, gli emendamenti rimasti da analizzare sono oltre 383.000. Con questo ci fermiamo, ancora l'informazione con il TG Cronaca e Caterina Bizzarri. Se volete ci vediamo domani. Grazie e buona giornata.